Bentornata nella mia cucina. Oggi vi voglio far vedere le mie focaccine ripiene di salame e provola, che poi andiamo a friggere. Io mi sono comprata una pasta sfoglia di quella rettangolare, se voi avete tempo la potete anche impastare. Comunque l'ho divisa in quadrati, prendo una foglia di salame, metto la provola dentro e ora vado a chiudere come una pallina. Cerchiamo di chiudere per bene e proseguiamo con tutto il resto. Poi ho preso un altro foglio di pasta per pizza. Questi li faccio prosciutto, svizzero e un pochettino di Wurst. Torniamo sempre. Queste le faremo a caramelle. Andiamo per lungo, cerchiamo di sigillare bene comunque. Poi giriamo i lati. Proseguiamo con tutto l'altro passo. Chiudete per bene se sono ancora aperti e mettete nell'olio ben caldo, sia le palline che le caramelline. Ed ecco pronte le nostre focaccine e le nostre caramelle. Sono davvero gustosissime e belle croccanti. Io mi auguro proverete la mia ricetta. Un bacione a tutti, ciao da Francesca e Salvatore è tutto, ciao alla prossima.